Ragazzi, bentornati sul canale Microorologiaio. Ebbene sì, siamo tornati in laboratorio. Questa volta quello che vi gusterete sarà un video di una revisione barra restauro barra riparazione. È stata un po' più complicata del solito. L'orologio in questione è questo, che ho acquistato a Modena alla Watchmania. Ho dovuto tribolare un pochino, insomma, però siamo riusciti comunque a portare a casa una cosa decente. Gustatevi il video. Alla recente mostra Watchmania che si è svolta l'11 settembre in quel di Modena, ho acquistato questo orologio. Si tratta di un Mondia anni 70 e con un quadrante, come potete vedere, stupendo. Ha diversi problemi, analizziamoli insieme. Poi vi dico che cosa l'ho pagato. Notiamo già lancette senza il lumen che è andato via. Vetro rigato e probabilmente anche con una crepa qui. Questo sarà da valutare se riusciamo a salvarlo o meno. All'interno ha una scala ore del mondo che non c'entra niente. Ecco, questa è una cosa che purtroppo non mi sono accorto quando l'ho comprato, e perché ore del mondo su un orologio cronografo non c'entra niente. E poi altri problemi. Pulsanti molto 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 consumati. Anche questa parte qui è molto consumata. La cassa è in ottone laminata in oro. Qui vediamo che ha sul fondello il modulo dell'atterraggio lunare. Waterproof, antimatic, inkable, stainless steel back, Swiss. Per cui c'è il suolo lunare con il modulo, il lander per l'atterraggio sulla Luna. Cosa faremo? Smonteremo l'orologio, lo revisioneremo, rifaremo il lumen alle lancette, cambieremo i due pulsanti, cambieremo la corona. Il disco interno credo che sia introvabile, per cui anche se non c'entra niente, probabilmente terremo su questo. Comunque, cominciamo con l'aprire il fondello e dobbiamo smontare il movimento e andare con la cassa in fornitura per cercare i pulsanti. Per cui prima cosa da fare, e diamo anche uno sguardo già che ci siamo al movimento. Il movimento, che è un 7734 Valjoux, è in buone condizioni, non ci sono rotture, è anche vagamente funzionante, per cui per la cifra che l'ho pagato, e ve lo dico, l'ho pagato, allora la richiesta era di 200 euro, perché l'orologio per l'appunto è da sistemare. Poi trattando io ne volevo dare 150, ci siamo accordati per 170. Per 170 euro sono riuscito a portarlo a casa, che vi dico la verità è il valore del solo movimento. Anzi, probabilmente il movimento vale anche qualcosina in più. È un orologio che mi piace particolarmente, penso che una volta restaurato finirà in collezione, perché gli anni 70 è un periodo che amo particolarmente. Sei svitata, però non vuoi venire. Come mai? Mi vuoi far tribulare? Giriamo l'orologio e così abbiamo il pulsantino dalla mia parte. Premiamo leggermente il pulsantino e sfiliamo la corona. Ecco fatto. Adesso in teoria il movimento dovrebbe uscire. Sì, vediamo che la ghiera interna non è la sua, anche perché mi va a nascondere la bellezza di questa ghiera qui, che è una ghiera racing, diciamo così. Questa è stata proprio adattata. E il vetro incollato, infatti vedete che è stata anche limata qua sotto. Vedremo se riusciamo a trovarne una con la scala cronometrica. Sarà difficile, sarà molto difficile, però mai dire mai. Magari alla Mondia ce l'hanno, magari, contatteremo la Mondia. Il quadrante adesso lo vediamo un po' meglio. Senza il vetro sembra messo discretamente bene, non ci sono particolari segni. Bello, 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 mi piace da impazzire. Rimettiamo la corona in sede, togliamo il cinturino. Cinturino probabilmente con le anse piegate. No, i pulsanti sono a vite, per cui per smontarli occorrerà lo strumentino. Che lunga che è sta vite. Perché una volta fare la doratura sull'acciaio non era così semplice. È una laminatura anche molto pesante di oro, cioè per consumarla così il vecchio proprietario si vede che aveva un sudore particolarmente acido.
Non c'è come l'acido della pelle per consumare i metalli. Adesso prendiamo lo strumento per smontare i due pulsanti che poi utilizzeremo come campione per prendere quelli nuovi. Lo strumento che utilizzerò è questo qui. Vedete? È un manipolo con i vari inserti, con le varie misure. Vediamo se siamo fortunati, se va già bene quello che è montato. No, naturalmente. Questo qui dovrebbe andare bene. E andiamo a svitare il pulsante. Eccolo qua. E quello ci servirà da campione. Adesso con la cassa in queste condizioni andremo in fornitura e prenderemo i pulsanti e la corona. La corona dovrà essere con passo 120, perché il passo dell'albero di carica è 120. Proseguiamo con il lavoro. Allora, intanto abbiamo sistemato un po' la cassa, abbiamo eliminato i vecchi pulsanti e l'abbiamo ridorata. Abbiamo acquistato i nuovi pulsanti, eccoli qua, che andremo ad applicare, anzi lo facciamo subito. Purtroppo, e dico purtroppo, dopo lunga ed estenuante ricerca, non sono riuscito a recuperare purtroppo le lancette per i secondini, per cui dovremo salvare queste, e non sono riuscito a trovare neanche l'inserto per il vetro. Questo inserto che avevano messo così per bellezza, io comunque lo eliminerò, perché francamente di avere su una cosa che non c'entra niente, preferisco non aver niente, per cui metteremo il vetro nuovo con la bag e basta. Cominciamo con applicare i pulsanti nuovi alla cassa. I pulsanti, che in questo caso sono a vite, per cui c'è un piccolo problema, perché questi pulsanti hanno il filetto, hanno la vite corta, per cui bisognerà andare a recuperare le viti di quelli vecchi. Allora, adesso dobbiamo rifilettare il per renderlo compatibile con i nuovi pulsanti, e con i vari passaggi nella filiera lo portiamo al passo desiderato. Abbiamo modificato il passo della vite, adesso lo proviamo sul pulsante nuovo e vediamo che funziona bene. Perfetto. Questo qui era lo stelo un po' storto, l'altro l'abbiamo già fatto. Proviamo all'interno a vedere se scorre bene, se no bisogna dargli una passata al tornio. Per fungere funge. Speriamo di non trovare altre sorprese. Purtroppo è così, quando si opera con l'orologeria vintage il problema è sempre dietro l'angolo. Il problema, i problemi, perché non abbiamo trovato uno. Per fortuna, cioè per fortuna, per sfortuna. Capiamo anche la vite di qua e rifacciamo la prova col movimento, vedere se funziona. Una volta che abbiamo verificato che funzioni il sistema di pulsanti, passiamo a mettere a posto il movimento. Ecco fatto. Riproviamo con il movimento. Oh, perfetto. I pulsanti adesso funzionano. Archiviato il problema pulsanti, passiamo a sistemare il resto, e per il resto intendo dire il movimento. Cominciamo a smontare anche le lancette di ore e minuti, non mi sembrano le sue, al meglio quella dei minuti sì, quella delle ore ni. Togliamo la ruota dello scatto data e via il disco del datario. Questo non è da lavare, eh? Ruota delle ore, chaussée e pignone calzante. Questo movimento è molto, molto, cioè è uguale praticamente al 31-33 dei russi. Gli hanno venduto la Svizzera, gli hanno venduto la linea di produzione di questo calibro per il loro crono. Però non crediate che le parti siano compatibili col 31-33, assolutamente no. Per cui se si rompe qualcosa del Valjoux, bisogna comprare il Valjoux, perché cambiano le misure dei perni, cambiano diverse misure. Se molletta a filo conviene pulirla con un po' di rodico, perché se la mettiamo nel cestello ci rischio che esca. No, perché è così dura questa?
sarà mica storta. No, era solo incrociata. Era solo incrociata. Adesso scarichiamo, adesso che abbiamo accesso al cricco, scarichiamo per bene la molla. Le ruote le mettiamo tutte qui nella parte piccolina, di modo che non vadano in giro e non c'è rischio che si rompano i perni. Togliere questa è sempre un po' un casino, bisogna tirarla su e piegarla un pochino. In questo caso i russi hanno fatto una bella cosa, hanno messo un ponte rimovibile da quella parte. C'è il rischio di rompere il perno, per cui la laveremo con su quella ruota. Non conviene rischiare, anche perché sono ruote praticamente introvabili se si dovesse rompere, esaurite. Rimontiamo il bilanciere per andare al lavaggio. Cestello pronto per il lavaggio, andiamo al lavaggio e poi riprendiamo con la revisione. Ho preparato le lancette per rilumarle. Facciamo asciugare e vediamo un po' come è venuto. Eccoci qua, tornati dopo il lavaggio, sperando di non trovare sorprese, sperando che non si sia rotto il perno. No, meno male. Meno male, non si è rotto il perno. Sempre una paura. Perfetto. Movimenti di qualità, i perni entrano subito in sede. Una volta sincerati, sì, che i perni sono all'interno delle loro sedi, andiamo a stringere bene le viti. Arrivati a questo punto abbiamo rimontato il movimento, adesso rimettiamo il quadrante, diamo un ritocco alle lancette e poi lo proveremo in cassa, vedere come sta. Prima di montare le lancette però devo verificare, siccome ho trovato questo anello tachigrafico che potrebbe adattarsi all'orologio, lo sto modificando, vediamo un po'. Ecco, sono riuscito ad adattare questa lunetta interna tachigrafica, che è sicuramente meglio di quella che c'era prima, che no, che era delle ore del mondo, per cui adesso proseguiamo con il lavoro sul movimento. Anche se non sono dello stesso foggia, le verniciamo perlomeno queste lancettine. Ok, ecco, piazzate anche le lancette, piano piano comincio a prendere forma. Certo, tutto materiale adattato, per forza di cose. I suoi ricambi originali ho cercato dappertutto, non sono riuscito a trovarli. Purtroppo la Mondia ha cambiato proprietà, l'odierna proprietaria non ha la ricambistica. La Zenith non ha niente, tutte le forniture che ho contattato in Italia non hanno niente, per cui niente, pace, così è. Adesso dobbiamo cercare di accoppiare il movimento cassa, va un po' a scatti, c'è da regolare bene la... Ecco fatto, abbiamo regolato il tempo, adesso non resta che mettere il fondello, anch'esso lucidato, messo a posto, le bride le abbiamo messe, rimane da cambiare la corona, che la cambieremo prossimamente quando andremo in fornitura a prenderla, però sostanzialmente l'orologio così è finito. Adesso non resta che mettergli un bel cinturino ed abbiamo finito.
Bene amici, siamo arrivati al termine di questo video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Vi ricordo che il mio laboratorio è aperto, attivo, per cui se avete bisogno di riparazione e quant'altro, contattatemi in privato. I miei numeri di telefono, i miei recapiti li trovate anche sotto il video, recapito mail eccetera eccetera. E se no andate su www.amicoorologiaiotuttoattaccato.it, trovate anche il numero di telefono, contatto WhatsApp preferibile. Grazie a tutti, al prossimo video.